L'approccio sviluppato durante il periodo di formazione del progetto OpenGov ha consentito alle persone coinvolte di avvicinarsi a tematiche poco conosciute sui temi del governo aperto e di capire il livello di complessità delle forme partecipative e la necessità di strutturarsi con competenze specifiche. Il percorso formativo ed il laboratorio ci ha consentito di acquisire non solo competenze sui principi del governo aperto, ma attraverso la sperimentazione del progetto pilota per la coprogettazione sul piano del cibo, anche la capacità di analisi di fabbisogno per attuare un processo, per mantenerlo costante durante tutto il ciclo di vita del procedimento, analizzando e definendo i ruoli e le attività da svolgere per ogni fase del processo partecipativo. Dalla fase di progettazione, tenendo conto di tutti gli elementi di contesto e del tipo di feedback che l'amministrazione tende a ottenere, alla promozione e poi alla restituzione dei risultati. Abbiamo inoltre compreso l'importanza di sviluppare un linguaggio comune che consenta il dialogo tra tutti gli stakeholder coinvolti, il valore di lavorare in gruppo e di mettere a disposizione dell'amministrazione un team per lo sviluppo e il supporto alla partecipazione. Infine, inoltre, l'importanza di personalizzare il processo sviluppando la capacità di focalizzazione logica e tipologica delle esigenze a cui il processo deve rispondere. Infine abbiamo avuto la possibilità di sperimentare la piattaforma Daisy Dim, sia il suo utilizzo tecnologico, sia le potenzialità rispetto ai processi di partecipazione alle diverse scale. Da una parte oggi siamo in grado di individuare le funzionalità della piattaforma che meglio si prestano a rispondere a specifiche esigenze e trasferire le metodologie di gestione di un processo partecipativo. Contestualmente però abbiamo anche sviluppato una sensibilità sulla valenza tecnosociale o tecnopolitica degli ambienti, componenti e funzioni di questa piattaforma tecnologica. A valle del percorso formativo svolto è emersa la necessità che queste informazioni siano estese a tutti i livelli dell'amministrazione. Tuttavia, il primo target che è raramente coinvolto in questi processi deve essere sicuramente quello dei vertici politici in tutte le sue declinazioni. È necessario che chi indirizza l'amministrazione e le sue politiche acquisisca anche la piena consapevolezza su questi temi, in quanto il ricorso alla consultazione pubblica è garanzia di qualità delle informazioni che guidano il processo decisionale, attiva un'intelligenza collettiva che dà una maggiore efficacia alle politiche pubbliche. Poi c'è il target dei dirigenti, dei funzionari, coinvolti soprattutto nella costruzione di atti di pianificazione e di programmazione, perché la consultazione è efficace solo se condotta nelle fasi in cui differenti punti di vista sono ancora in discussione e possono essere prese in considerazione diverse soluzioni. Infine, vanno sicuramente coinvolti i settori trasversali come la comunicazione, i servizi informativi, i responsabili della trasparenza e dell'anticorruzione.